Israele, capo intelligence si dimette, Hamas avanza senza paura. Aaron Aliva, il capo dell'intelligence militare israeliana, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito agli errori commessi nell'impedire l'attacco di Hamas avvenuto lo scorso 7 ottobre, che ha causato gravissime perdite. La sua decisione segna un momento critico per Israele, sottolineando la gravità degli errori di intelligence che hanno permesso agli attacchi di sorprendere il paese. Aliva, che si è assunto la piena responsabilità per il mancato avvertimento dell'attacco, ha suggerito la creazione di una commissione d'inchiesta per investigare a fondo sulla questione. La sua partenza dal ruolo non è immediata, poiché rimarrà in carica fino alla nomina del suo successore. Questo gesto di responsabilità si contrappone alla posizione di altri leader militari e politici, sollevando interrogativi sulle conseguenze a lungo termine per la sicurezza interna di Israele e sulla sua capacità di fronteggiare minacce future. Nel contesto di un conflitto che continua a mietere vittime e di tensioni crescenti nella regione, la partenza di Aliva aggiunge un ulteriore livello di incertezza alla situazione già tesa. Infatti quest'ultima deve ora affrontare il compito non solo di trovare un nuovo capo dell'intelligence militare, ma anche di ristrutturare e rafforzare le sue capacità di intelligence per prevenire futuri fallimenti. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.